Una storia di ammirazione e gratitudine, quella che lega il giovane Raffaello a Bramante, che probabilmente lo introdusse in Vaticano in una Roma che si stava appena rinnovando. Raffaello scriveva di lui nel 1513 che aveva svegliato l'architettura facendola arrivare assai prossima alla maniera degli antichi. Dal chiostro, prima opera progettata da Bramante a Roma, è possibile ammirare da una prospettiva inedita e ravvicinata l'affresco Sibille e Profeti, realizzato proprio da Raffaello Sanzio intorno al 1514. Vasari, qualche decennio più tardi, a proposito dell'affresco, scriverà: «Avendo dunque fatto Raffaello il cartone per la detta cappella, la quale è all'entrata della chiesa di Santa Maria della Pace, ha figurato in questa pittura alcuni profeti e sibille che nel vero delle sue cose è tenuta la migliore fra tante belle e bellissima». L'opera, un affresco di oltre 6 metri, fu commissionata da Agostino Chigi, ricco banchiere e tesoriere della Curia Papale. Un mecenate che commissiona a Raffaello opere di indiscutibile valore: la loggia di Amore Psiche a Villa Farnesina e la cappella in Santa Maria del Popolo. I personaggi sono disposti su due piani. Al centro, un putto che sostiene la fiaccola accesa, simbolo della luce profetica, tra le eleganti e armoniche sibille: la cumana, la persiana, la frigia e tiburtina, raffigurate con tratti delicati e di giovani fanciulle, in contrasto con l'anziana sibilla cumana. Le sibille erano giovani vergini ispirate dal dio Apollo, in grado di fornire responsi e predire il futuro. Eraclito, già nel V secolo a.C., secondo quanto riportato da Plutarco, le definisce sibille con bocca folle, alludendo alle loro capacità divinatorie. Platone le descrive come coloro che, predicendo molte cose a molte persone, indirizzano sulla retta via per il futuro. Varrone invece ne parla come di indovine, individuandone 10 su base geografica. Le sibille, icone senza tempo di virtù e di sapienza.